C'è una grande voglia di accedere all'esclusiva zona VIP allestita sul nostro palco. Esistono due modi per accedervi: o essere VIP, ma qui in Svizzera al limite può accedervi Brigitte Nielsen, Brigitte adesso che ha Nielsen, sposato. acquisita svizzera, e al limite Mascia Cantoni, al limite, Proprio al limite. ma nessun altro. Al limite il gatto Arturo. Allora, non essendo VIP, si può accedere alla nostra zona VIP attraverso il lancio del reggiseno. Avete portato il vostro reggiseno da lanciarlo? Lo avete marinato nella rivella in modo che il lancio possa risultare in questo modo appesantito e aerodinamicamente più adatto? Li hanno definiti umoristi surreali, irridenti, trasgressivi, anticonformisti anche rispetto alla cosiddetta alternativa. Alieni venuti a vendere gadget surreali. Sono sulla scena da oltre 10 anni, ma prima di Sanremo erano pressoché sconosciuti al grosso pubblico. Eravamo bravissimi anche prima, anzi forse eravamo meglio prima, perché adesso siamo un po' meno vergini. In ogni caso qui, in territorio elvetico, abbiamo sempre avuto un gran numero di fans accaniti, molto esperti, insomma veramente bravi. Certo che sarebbe stato tutto molto più duro se non ci fosse stato il nostro tramite con l'universo elvetico, che è il batterista Christian Mayer, nato Guten Tag. Nato ich in bin Italia. Christian Mayer. Mostragli il passaporto. Moment, lascia passare. In Italia, ma di nazionalità elvetica. Attenzione. Tac. E quindi mai in foto. Tra l'altro lui è neutrale nelle scelte, per cui se ci sono fazioni all'interno del complesso, lui tiene sempre questa posizione diplomatica. I loro spettacoli sono considerati una brigantesca ammucchiata di canzoni, parodie e pantomime, sorretta da uno sbalorditivo talento musicale e condita da una voluta esagerazione nel linguaggio e nei gesti. In realtà noi siamo anche molto intelligenti, quindi involontariamente noi mettiamo insieme delle vaccate. Alla fine però uno ascoltandole pensa, è obbligato. E questa quindi cosa generale, è un'intelligenza, se vogliamo, involontaria.